Grazie a pace e buongiorno a tutti. Um, sabato scorso c'è stata una, una um, Coppa Mondiale che uh, molti di voi probabilmente non, non sapete perché il rugby non è un, uno sport molto seguito in Italia, uh, ma in Sudafrica è lo sport nazionale. E quindi uh, noi sudafricani abbiamo, abbiamo, abbiamo seguito uh, la partita e quel, quel giorno io ero, eh, avevo un incontro con dei carissimi 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 amici di Prato eh, appunto a Prato e alla fine dell'incontro il mio amico eh, ha invitato eh, io e Celeste ad andare a mangiare un boccone insieme a un ristorante dopodiché mi ha invitato ad andare alla, a casa sua per vedere la finale del, della Coppa Mondiale di, questo, eh, di questa Coppa eh, Mondiale di, di Rugby tra il Sudafrica e la Nuova Zelanda i due, le due squadre eh, più, più grandi, più famose eh, al mondo il Sudafrica aveva vinto tre coppe già eh, nella, nella sua storia e questa era una partita durissima durissima perché il, la Nuova Zelanda è un, è un avversario di, di grosso calibro. Comunque, arriviamo a casa sua e a lui accende la televisione, incominciamo a sederci e come parte la partita, io gli dico: gli dico senti, senti, amico mio, ehm, cerca di capire, ma eh, io sono fatto in maniera un po' strana. E a me non piace. L'eccitazione, l'eccitamento come si chiama? L'eccitazione di seguire una partita dove non so come va a finire, eccetera, eccetera. E quindi io ho detto: ti dispiace se ci facciamo un bicchiere insieme e poi io e Celeste torniamo in albergo e ci sentiamo domani. E ho detto va benissimo, va bene. Allora, noi siamo usciti, siamo andati a casa e all'albergo dopo un Periodo di tempo che mh, pensavo la partita fosse finita, accendo la televisione in camera per vedere come era andata a finire, e sono a 7 secondi dalla fine, <ride> all'ultimo, eh, non so come si dice in italiano, scrum, quando si, quando si scontrano così. E dopo, dopo una decina di secondi, l'arbitro fischia eh, la fine della partita e il Sudafrica ha vinto. Oh, Perché vi dico questo? Vi dico questo perché a me piace sapere il risultato finale. Sapete perché? Perché una volta che io so che la mia squadra ha vinto, quello che succede fra l'inizio della partita e la fine della partita non mi interessa. Perché conosco il risultato finale. Quindi superiamo una partita di pallone. Siamo 5-0 contro la Spagna. Non importa perché so che l'Italia ha vinto alla fine. Eh, stiamo, eh, abbiamo appena fatto un fallo in area di rigore, è stato, è, è, stato, è stato decretato un rigore contro la, la nazionale. Non importa perché so che alla fine vinciamo. Eh, per metterla in termini di, di rugby... Eh, siamo siamo, a, 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 un, siamo a, a un minuto dalla fine e siamo ancora eh, sotto come punteggio, non importa perché so come è andata a finire. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche per noi cristiani nella nostra vita non importa come va la partita. Sì, vabbè, è bello, è chiaro che se la partita va bene siamo tutti contenti. Ma sappiamo come va a finire la partita, sappiamo che alla fine vinciamo noi. <ride> per cui quello che succede nel, 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 nel mezzo è relativamente importante. Un'altra lezione che ho imparato da questa, da, dalla, dalla, partita, dalla, dalla Coppa Mondiale di Rugby è quella che alla fine ho visto eh, quando c'è stata la premiazione eh, del, del, della, della Nuova Zelanda. Tutti questi qua, tutti, tutti massacrati, col sangue che gli usciva dalla faccia, le, 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 le ginocchia scorciate, scorzate, non so come si dice, eh, tutti, tutti doloranti, eccetera, eccetera, passano uno dopo l'altro eh, sul podio a prendere la medaglia d'argento, chiaramente perché la, quella d'oro l'ha vinto in Sudafrica. A un certo momento arriva uno... Che non, è, non, non ha la divisa degli All Blacks, eh, non ha la divisa tutta nera dei de, de giocatori, ma ha, un, ha una tuta con sopra scritto Water. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lui era, era la persona che era ehm, incaricata di assicurarsi che i giocatori avessero acqua eh, quandounque ne avessero bisogno. Doveva, Water, acqua, doveva, doveva assicurarsi che l'acqua era disponibile ai giocatori quando ne avevano bisogno e ha preso la stessa medaglia. Sapete perché? perché fa parte del gruppo, fa parte del team, fa parte della squadra, anche un, 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 un incarico umile come assicurarsi che ci sia dell'acqua fa parte della squadra e ha preso la medaglia anche lui. E cristiani ricordatevi che non importa se non siete apostoli, meno male, che, che non, se non siete profeti, meno male, che se, se non siete pastori, evangelisti o dottori, se non siete reverendi, se non siete... No, siete norma, persone normali come, come me e te, normali, tranquilli, che vivono una vita da mariti, da, da padri, da, da nonni, da, da cittadini, eccetera. Tutti riceviamo la medaglia. Perché la squadra di Cristo ha vinto. E quando ha vinto la squadra, anche quelli che si assicurano di portare l'acqua ai giocatori, che non, hanno, che non hanno i lividi, che non insanguinano, che non, praticamente hanno fatto pochissimo per, per assicurarsi eh, la vittoria della squadra, anche loro prendono la medaglia, perché nel regno di Dio siamo tutti uguali. Guardate la, 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 la parabola dei, dei lavoratori nella vigna, quelli che hanno lavorato per tutto il giorno guad, prendono la stessa paga di quelli che hanno lavorato per una mezz'ora alla fine della giornata. Questa è la meravigliosa, meravigliosa egualità, la meravigliosa livellazione della grazia di Dio. Siamo tutti, siamo tutti uguali. E l'ultima cosa di cui volevo accennarvi, questo video fra l'altro l'ho fatto in italiano per riconoscenza a un amico mio che si chiama Paolo, e spero che lo, che lo stia guardando. L'ultima cosa che, che, che mi ha colpito su questa, su questa partita di pallone è il fatto che sì, la squadra del Sudafrica ha vinto, sì, eh, il, il capo sia sì, Coelisi, eh, il, il, capo, il il capitano, il capitano ha alzato la coppa, eh, la coppa del mondo che fra l'altro aveva un braccialetto con sopra scritto Jesus, perché lui è un, è, è un cristiano come tanti del, 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 della squadra, della squadra eh, dei Springboks box, dei, dei giocatori di rugby in Sudafrica, quando sì lui l'ha alzata, sì il, la squadra ha vinto, ma ha vinto Sudafrica, ha vinto la nazione del Sudafrica. Dal, dal, Dall'ultimo dall uh, spazzino che, che, che pulisce le strade a Johannesburg uh, per, per, una, per una miseria al mese al, uh, al direttore di banca che va in giro col, 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 con la BMW o la, o la Lamborghini, eccetera, al politico, al poveraccio, al, tutta la nazione ha vinto perché ha vinto uno hanno vinto tutti ricordati cristiano la tua non è una vittoria individuale la tua è a vittoria perché cristo ha vinto come, come dice paolo in romani 8 dice noi siamo più che vincitori in cristo gesù abbiamo vinto perché lui ha vinto abbiamo già la vittoria in tasca e sappiamo come va a finire non abbiamo bisog neanche bisogno di vedere la partita perché sappiamo che cristo ha vinto e il più umile dei cristiani vince e riceve la stessa medaglia d'oro, la stessa ben fatto eh, figlio mio, entra nella gioia del tuo Signore, ehm, che ci dirà il Signore quando apriremo gli occhi dall'altra parte. Ognuno di noi ha vinto perché ha vinto Gesù Cristo. Spero di, eh, che la Coppa, la Coppa del Mondo vi, vi abbia dato una bella illustrazione. Che Dio vi venisse. Un abbraccione da Bambo Mario. Ciao.